Ma salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui in compagnia di Kaneki per provare The Coffin of Elden Ring. Premessa, in realtà questo gameplay doveva essere estratto dalla live, ma non si è sentito bene, ci sono stati problemi di audio. Quindi spero che finalmente mi sentite come si deve, sentite sia Kaneki che me con i rispettivi volumi normali. Non è stata colpa mia. Cheat. E niente, quindi iniziamo una nuova partita, però poi in live continueremo con il salvataggio, quello appunto della live. Niente, ci tenevo a farvi il piccolo gameplay da mettere su YouTube per non lasciarvi da soli. Allora, iniziamo. E Kaneki farà la parte di Andri e io farò la parte ovviamente di Ashley. Ah, in tutto ciò, prima che inizio, ci tenevo a dirvi come nella live che ho messo la versione italiana, però è fatta in modo, come si dice, quando non è ufficiale, amatoriale, ecco, non veniva. Quindi niente, se vedete qualche errore è normale. Prego. Lei, io non voglio farlo. Beh, io sì. Vai lì e levi ecce. Pensavo che fosse una tua amica. Mamma disse che mi avesse aiutato con tutto. Ci metteremo nei guai. Buongiorno Ashley. Per quanto ti piaccia rovinarti da sola, è il momento di una piccola avventura. Si intitola Trovare proteine per non morire. Pronti, partenza, via. Ok, io l'avevo trovato qua. Qui è dove tuo fratello maggiore ammatassate la vostra spazzatura. È già stato setacciato diverse volte ed è completamente esaurita come fonte di cibo. Ma aspetta, cos'è quello? È ottenuto una lattina di pomodori. Fantastico, dovesse mostrarmelo. Pomodori! Eh? Pomodori! Dovessi mostrare a tuo fratello. Gli mostri la lattina di pomodori. Ta-da! Non è la reazione che aspettavi. No, non lo mangeremo. No, Ashley, è l'ultima cosa che ci rimane. Credo che... Credo che dovremmo Ah, no, scusa. tenerla ancora un po'. Grazie a Perdonami. me. Smettila di lamentarti! Sei abbastanza energetica da andare a rovistare nella nostra spazzatura, quindi chiaramente non stai morendo. Come facevi a sapere che era nella... Perché l'ho nascosta io lì dentro, lontano da te. Vivo in un covo Ah, non farmi innervosire, mi stai facendo venire fame. serpenti! Sai cosa potrebbe aiutarti con quello, mio caro Andy? No, metti via i pomodori da qualche parte. Me li metterò in bocca. Vedo che il tuo cuore è deciso a farlo. Va bene, mangiamoli. Al diavolo il nostro futuro.
Tempo di cucinare dei pomodori. Andiamo in cucina. Che cazzo? Buongiorno, siete ancora vivi lì dentro? Capito? Pronto? Se non rispondete, supporrò che siete morti. E non porto il cibo ai morti. No! Ah, lo prendo come un sì, ancora vivi. E non date la colpa a me se i fattorini fanno casino. Non puoi andare a prendere qualcosa al negozio per noi? No, non è il mio lavoro, tornerò a controllarvi più tardi. Ciao! No, aspetta! Aspetta, aspetta, torna indietro! Non torna. Maledizione! Ok. Per bollire i pomodori in scatola, per ottenere deliziosi pomodori in scatola bolliti. C'è persino un pochino di pepe rimasto per condire. Questa è roba da buco, sai. È il pepe col sugo, non so, eh. L'avete usato tutto per allungare l'acqua e per evitare. Miam miam. Per evitare di idratarvi troppo mentre bevevate, per riempire lo stomaco. Beh, com'è? A questo punto potresti darmi un barattolo di vermi ed io direi che è la cosa migliore che abbia mai mangiato. Leccaculo. No, intendo che sono tanto affamato. Ed è in quel momento che inquietante musica vi assale le orecchie. Vi assalta le Stai scherzando? Il vicino è di nuovo all'opera? No, orecchie. Vuoi dare un'occhiata? ma verrò con te se lo fai. Ecco, prendi. Non si vede un bel niente da qui. Oh merda, stai bene? Questi maledetti scaffali fai da te, giuro. L'IKEA, amo l'IKEA. I suoi genitori hanno scoperto su questo le... Sentite il mio supplizio! Oh, a voi empi! Vengo a cercare il vostro consiglio! Ah, abbassati un po' l'audio. Dannazione! Cosa sto sbagliando? Pensavo fosse perfetto. Sapevo che dovevo uccidere quel tizio quando ne avevo l'occasione. Ci Cosa ne pensi? sei? Immagino che tutti abbiamo bisogno di un hobby. Lascia perdere. Non è questa l'ora in cui ci fanno guardare la TV? Cioè noi lasciamo questo che sta a fare i rituali per andare a vedere No. la TV. Vabbè. Ah no, scusa, Ma sono sto provare i tasti della TV. che rottura. Va bene, vado a prendere batterie per te.
Devo sempre fare tutto io qui. Sì, come no? Io non ti Vedo faccio che venire faccio battuta. la però non mi schifo. Però non mi schifare il battone, però. Grazie mille. Wow, fantastico! Hai fatto un lavoro davvero eccezionale. Di più. Oh, dono di Dio celeste all'umanità, come ho potuto la vita sussistere in tua assenza? Nessuno recupera le batterie come fai te. Sono in ammirazione per la tua esistenza. Impegno. Dovresti sederti anche tu, stai iniziando. Grazie per esservi sintonizzati. Oggi vi condividiamo alcuni gioiosi sviluppi per quanto riguarda la soluzione dell'acqua contaminata. Siamo felici di annunciare che tutti gli appartamenti aventi l'acqua contaminata sono stati messi in sicurezza. Sono passati 3 mesi da quando è stato scoperto il primo caso e il bilancio delle vittime è ora di 53 morti in totale. Niente di che, giusto. E il periodo di quarantena per coloro che sono a rischio è stato prolungato di altre 2 settimane. Di nuovo? E ai nostri amici in quarantena, grazie per aver tenuto i vostri disgustosi corpi parassitari lontano, molto lontani da me. Scusate, volevo dire grazie per la vostra continua considerazione alla sicurezza pubblica. Per oggi è tutto, un saluto. Vado a letto. La mia interpretazione è stata da oggi. Decidete di fare lo stesso. Fatto La mia interpretazione schifo. è stata da Oscar. Che io ho fatto schifo, non capivo. Oh, niente. Aspetta, mamma, dove stai andando? Io e vostro padre saremo in albergo per un po'. Pensavo che avessero detto che dovevamo stare a casa fino a... Non ho bevuto nulla. Mamma! Non alcolici, non acqua, sporca e contaminata. Niente. L'unica cosa che ho bevuto è stato del succo d'arancia da un cartone. Comunque prenderò l'autobus. Tu e Andre potete raggiungerci più tardi. Andrew comunque. Andy? Ok. Va bene. Questo non farà male. Infermiera di infila. Fumo le cane. Eccoci qua. E ora tu. Quanto tempo dobbiamo restare a casa? I risultati degli esami del sangue saranno pronti per domani, quindi se tutto a posto sarete liberi. E se non va bene? Allora vedrai cosa succede in caso contrario. La vedo più così, Demon. Per ora è tutto, stai bene. Smetti di chiamarmi Ashley, per favore. Se hai bisogno di qualcosa, chiedi allo staff lì, non c'è nulla che posso fare per voi. E non vai a più sentire queste bugie sul morire di fame. Perché diavolo dovrei mentire su questo? Ascolta, questo nuovo appartamento richiede un po' di manutenzione, quindi sono molto occupata. E poi, non mi ricordo come si pronuncia, non è... A cosa ti serve che io ti tranquillizzi? Tu puoi stare tutto il giorno senza fare niente, non so di cosa tu abbia da lamentarti. Comunque devo andare. Per favore, non chiamarmi più, non risponderò.
Addio, Ashley. Mi dispiace. Comunque la mamma Zocco l'ha abbandonato. Dopo aver rimangato tutta la notte, ti svegli come fanno tutti. Invece di rimuginare sulla tua infelicità, decidi di pulire un po' casa. E facciamo le pulizie di casa, yeah! E c'è qua, c'è un vecchio disegno di loro quando erano piccoli. Le tue capacità artistiche non sono aumentate da allora. E niente. Ok, devo dire. Ah no, il mocio devo prendere, giusto. E puliamo qua. Puliamo qua. Che poi che roba è terra? Che cazzo ci fa la terra in casa? C'è qualche altra cosa che non ho tolto. Che mi mancava da togliere? Ah, le devo mettere la fala. Hai bisogno di più bucato. C'è dell'altro bucato che non ho preso? Ah, ecco. Stai pulendo. Che spreco di energia. Tu sei uno spreco di energia. Grazie. Ma non esagerare. Pensarci bene. Abbiamo ancora del detersivo? Ma questo è bello, poi ti ho una idea. Tu piaci. Mi so che si incastra una lavatrice. Maledizione, Ashley. Te l'avevo detto di non affaticarti troppo. Ancora una volta, buone notizie. Alcuni di voi avranno sentito dai propri cari che c'è stata una carenza di scorte nelle famiglie in quarantena. Comunque in tutto ciò Ashley si è svegliata il giorno dopo perché la TV si vede il pomeriggio. Questa ha dormito e ci è venuto tutto sto tempo. Pure ella. Succede. Ebbene, siamo felici di annunciarvi che tutta la faccenda è stata sistemata. Veramente? Ti sembra che stia mangiando in questo momento? All'altro canto vi ricordiamo di non entrare negli appartamenti contaminati. No, i vostri amici non hanno bisogno di nulla da te. Tutto è stato già sistemato. E nel caso foste ancora interessati ad aiutare, lo staff vi ringrazierà con dei proiettili in testa. Spero che questo chiarisca un po' le cose. Passiamo alla prossima storia. Un nuovissimo museo d'arte sarà... Ritorna alla deriva nell'incoscienza. Sei troppo stanca per prendere il telefono. Salve. Certo, cosa c'è? Cambio di tono nella sua voce fa tendere le orecchie. No. No, vai avanti. Qualcuno sta parlando dall'altro campo della linea, ma non si riescono a distinguere le parole. Sembra sempre più sconvolto mentre parla.
Beh, quello voglio dire che non posso fare nulla per quello. Pure posso provare a parlarne, ma no, meglio, o meglio, sì, ma questo non no, non sono arrabbiato, sono solo. No, io. Puoi lasciarmi parlare? Voce dall'altro campo deve aver detto no, sempre più forte, ma ancora non riesce a distinguere tutte le parole. Sempre a proposito di tuo nonno, lei e Ashley e... Abbiamo avuto tanto tempo per pensare, semplicemente non più. Allora, è tutto qui? Ora c'è silenzio da ambe le parti. Benissimo, immagino. Che altro c'è da dire, scusa? Anche se non vedo perché io debba essere ritenuto responsabile per... Si sente un debole bip bip di una chiamata terminata. Ah. Chi era? La mia ex, apparentemente. Perché secondo te? Oh, sta battuta. Sta più... Come dovrei saperlo? Forse perché sei una persona in quarantena infestata dai parassiti? Perché magari ha trovato qualcun altro. Sono passati alcuni mesi, caro. Oppure magari non le sei mai piaciuto sin dall'inizio. Come dici te, Ashley? Avresti potuto dire qualcos'altro con più tatto. Non importa, fai finta di dormire finché non ti riaddormenti davvero. Sei KO da chissà quanto tempo. Pensi che dovresti controllare tuo fratello. Fratello? Anicia? Anicia? Che cazzo sei? Sapessi. Non c'è accesso, fatti le sedie. No, volevo dire. A che lo ci pensi tu, sorellino? Appartamento sta venendo buttata via dall'ambulanza. Ehi, anche io! La gente urla dai loro balconi. Anche io ho bisogno di aiuto! Bisogno di aiuto, ma prego, per favore, sto morendo di fame! L'ambulanza parte in fretta e furia. Sì, la signora c'ha proprio sta voce. Uguale. Sono sorpreso. Hanno davvero aiutato quella persona. Pensavo che l'avrebbero lasciata morire. Magari è morta davvero, non si muoveva. Come se facessero suonare le sirene per un cadavere. Allora, quale pensi che fosse la sua emergenza? Nessuna idea. Nessuno si è presentato quando sei svenuto. Beh, hai chiamato qualcuno? Cosa pensi, idiota? Forse è entrato in travaglio o qualcosa del genere. Sì, forza. Pensi che mi potrebbero dare da mangiare se fossi in cinema? No. Come faresti a rimanere incinta qui dentro? Beh, abbiamo
quell'affascinante compagno della porta accanto. Manco morto! Sembrava un po' fuori di testa, chissà, potrebbe anche farti fuori. Dimenticatene. La donna non sembrava comunque incinta. Va bene, era solo un'idea. Coglione. Vorresti Accidere. seguire Andre e dirgli che comunque non sono affari suoi. Sei troppo esausto. Ma come accidere? Dopo aver dormito per qualche ora, forse qualche giorno, gli può dirlo. Sei completamente rivitalizzata e piena di energia. Minchia, piena di energia con sta faccia! Ecco, appunto. Oh, stupida pigrona. Che giorno è? Da quando è che sei rinchiusa nel tuo appartamento? E da dove diavolo trova l'energia di fare così tanti rumori? Che cazzo stai a fare? Si sbatta la porta. Hai sfidato la serratura e sta provando a sfondare la porta. Senza troppo Sto facendo successo. le seghe nel mio lettino. Quante volte ci proverai ancora? È chiaramente sbarrato dall'altro lato. Cos'altro dovrei provare allora? Se non la smetti di... La mezza te ce l'ho, niente, Se vai, non la continua, continua. smetti di sbattere contro la porta, non mi porterò nulla da mangiare stasera. Non lo farei in ogni caso. Ma dici tu, la consegna sarà qui nel giro di poche ore. Ma immagino che non vogliate nulla. Sì, proprio così. Ora è meglio che la smettiate di sbattere continuamente sulla porta, oppure la prossima volta sarò io a sbattervi la testa al muro. Su, bassi del Lascio che io muro. tu Si prendo una affiori. pizza in base. Pensi veramente che avremmo ricevuto la consegna oggi? Non ho mandato tutta l'aria per noi, vero? Improbabile. Anche se immagino che vedrai che assolutamente nulla è stato consegnato. Oh. Parliamo di qualcosa? Niente di cui parlare. Quindi, parassiti. Sono passati alcuni mesi. Senti qualcosa? Voglio dire, a quest'ora ci dovrebbe essere successo qualcosa. Ma non ho notato nulla. Anche quell'infermiera non è più tornata. Non dovrebbero monitorarci? A chi importa? Ashley, a me importa. Beh, a me no, non mi interessa che a te importi. A parte morire di fame, non è così male qui. Dillo di nuovo. A parte morire di fame, mi piace qui. Beh, a me no. Voglio saltare dal balcone. Ti sfido. No, seriamente, andiamo. Meglio di no, anche se apprezzo la tua voglia di unirti a me. Ma è un po' troppo romantico, quindi passo. Come, scusa? Cosa? Non lo vedi? Immagina di toccare il suolo insieme.
Con tale forza che i nostri corpi si trasformano in un ammasso di poltiglia per non separarci mai più. I nostri resti si aggroviglierebbero così tanto che dovrebbero seppellirci insieme nella stessa bara. Tanto vale, siamo stati confinati in questa bara di un appartamento per quella che sembra già un'eternità. Non mi butto dal balcone con te. Fatti controllare la testa. Dovrei farmi controllare la testa? Non E non c'è da stupirsi che la tua ragazza ti abbia scaricato. Se è così, che tratti il romanticismo? romanticismo, ho detto romantico. Non sono la stessa cosa. Romantico significa solo che qualcosa è. Il vicino inizia a suonare la sua musica perfetta da rituale. Di nuovo, spero solo che... Che cazzo è successo? Ti sembra di dover controllare?